Sono grato al signor Presidente della Repubblica per aver accettato di onorare con la sua presenza l'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola di Formazione dell'Intelligence. È un riconoscimento molto importante per tutti noi, per le donne e gli uomini che lavorano nei servizi, ed è anche un modo, direi quasi affettuoso, per poterle dire, signor Presidente, bentornato a casa. Naturalmente deve togliere rispetto al suo servizio in questo momento, che a cui la chiamata, la volontà del Parlamento riunito in seduta comune, ma possiamo, credo, in questa sede tutti ricordare che il Presidente Mattarella è stato la prima autorità delegata, ora è diventato autorità delegante, autorità appunto, ma l'occasione è davvero piacevole e prestigiosa per noi per ringraziarla, signor Presidente, e per offrirle tutta la stima e la considerazione che le donne e gli uomini dell'intelligence, come ha già fatto il direttore Massolo, offrono alle istituzioni e segnatamente a chi le rappresenta al più alto livello. Nel salutare il Presidente della Repubblica e nel ricordarne la funzione di autorità, il mio pensiero va a tutte le donne e gli uomini che a livello politico, sia all'interno del COPASIR, c'è qui il Presidente Stucchi, che nella funzione di autorità delegata hanno servito e servono il nostro Paese. Saluto in particolar modo le autorità delegate che si sono succedute, che sono qui presenti, il dottor Gianni Letta, il dottor De Gennaro, un ringraziamento particolare a Marco Minniti per il lavoro costante, gomito a gomito di quest'anno, fatto di successi e di qualche problema, ma di condivisione costante, la mia gratitudine Marco per il tuo servizio al Paese, e un grazie particolare ovviamente a lei, ambasciatore Massolo, ai direttori dell'AISE e dell'AISE, al dottor Manetti, al dottor Esposito, credo che tutti insieme possiamo dire che questo anno di attività che si è chiuso, in realtà ne stiamo aprendo uno, ma l'occasione è buona per fare un po' il punto della strada, sia stato un anno in cui il lavoro che l'intelligence ha svolto ha conosciuto e conosce minacce e opportunità nuove. E credo che sia particolarmente importante per noi poter ascoltare tra qualche istante ciò che il professor Giuliano Amato, che il presidente Amato ci vorrà indirizzare come conclusione ufficiale dell'anno accademico, dell'anno di formazione, perché il bisogno di approfondire, di conoscere meglio, in qualche modo di investigare con maggiore attenzione quelle che sono le sfide e le opportunità del mondo globale, trova sicuramente nelle parole che il presidente Amato sta per rivolgerci un punto di riferimento particolarmente importante. Naturalmente anche il mio umile e piccolo saluto a Rosa, Silvia, Filippo, a tutta la famiglia Calipari, nel ricordo di una persona che ha dedicato la sua vita a questa struttura, a queste strutture, ma direi più semplicemente e forse ancora in modo più grande al Paese, al nostro Paese, alla nostra patria. C'è un concetto di patriottismo gentile, eroe gentile, lo avete definito nel libro, l'ha definito Marco, ho letto le bellissime parole che introducono il testo con il ricordo dell'allora sindaco, dell'arte elettronica, qui insieme a noi al momento della commemorazione. Un eroe gentile per un patriottismo gentile, valga come monito per tutte e tutti coloro i quali si avvicinano all'intelligence. Non è un telefilm, è la vita reale, è il dolore della vita reale che talvolta incrocia anche il sacrificio estremo. Se il 2015 è dedicato alla memoria di Nicola, è dedicato innanzitutto a far sì che ciascuno di noi possa svolgere il proprio servizio al Paese con ancora maggiore convinzione, ancora maggiore determinazione. Ovviamente non tocca a me delineare i confini strategici molto complicati nei quali ci troviamo a vivere. Se c'è un elemento che personalmente mi colpisce dopo questo primo anno anche di esperienza alla guida del governo, è la mutevolezza dello scenario di pericolo. Nei vari incontri internazionali non facciamo in tempo ad affrontare una emergenza che immediatamente viene posto al Consiglio europeo successivo, al vertice internazionale successivo, alla NATO, al G20, al G7, una nuova emergenza. Se ci pensate, la storia di questo anno ha visto
crescere ovviamente il problema del conflitto latente, e io temo un conflitto che, ancorché a bassa intensità, rischia di prolungarsi molto più del previsto in Ucraina, la frammentazione politica e istituzionale in Libia, rispetto alla quale avevamo sperato che il passaggio elettorale potesse dare finalmente stabilità e solidità. Non è così, lo abbiamo visto, anche se noi naturalmente continuiamo a lavorare. Il tentativo di instaurazione di un neocalifato islamico a partire dal quadrante siriano e iracheno, con ciò che è accaduto anche sul terreno, le modifiche istituzionali prodottesi in Iraq con il nuovo governo di al-Abadi dopo la terribile vicenda del giugno a Mosul, il terrorismo di matrice jihadista, la minaccia cibernetica che noi continuiamo a tenere sullo sfondo, il foggetto peraltro della relazione introduttiva lo scorso anno del professor Gallo. Credo che ci siano molte preoccupazioni sul nostro scacchiere. Ne aggiungo, rispetto a tutti i temi che puntualmente ci troviamo a richiamare, alcune di nuove e alcune di ormai, ahimè, evergreen. È abbastanza probabile che si debba riflettere sul nostro impiego in Afghanistan, oltre anche le scadenze che ci eravamo dati, e sicuramente il governo italiano e più in generale l'Europa deve avere uno sguardo diverso sull'Africa. I 148 ragazzi morti in quella università a Garissa sono qualcosa di più di un numero, sono qualcosa di più di un simbolo, sono il desiderio profondo di distruggere ciò che di più grande e di più importante c'è al mondo, la possibilità per la donna e l'uomo di migliorare, di conoscere, di studiare, di diventare qualcosa di meglio e di più significativo. Ecco perché dunque dobbiamo avere il coraggio di dirci che il quadro della sicurezza è un quadro più complicato di quello che il pressappochismo e la superficialità di parte dell'opinione pubblica continua a raccontare. Dico opinione pubblica definendo innanzitutto come primi responsabili noi, i politici. Il pressappochismo è, vorrei dire, quasi l'industria della superficialità, che porta a esprimere giudizi tanto taglienti quanto superficiali, come quelli per i quali il problema di oggi è semplicemente l'immigrazione, come se in Francia fosse stato l'immigrazione il problema a scatenare ciò che è accaduto nel mese di gennaio. Quei tre che hanno dato vita, le tre persone che hanno dato vita al duplice attentato a Parigi non venivano dalle scuole siriane o dalle scuole di altri paesi del Nord Africa, erano cresciuti nelle scuole francesi, erano stati abituati a giocare a calcio in Francia, avevano conosciuto persino il carcere in uno dei tre casi in Francia. E analoga è la testimonianza e la dinamica di ciò che è accaduto in Belgio o in Danimarca, ancorché fortunatamente a scoppio ridotto. E se abbiamo pianto delle vittime italiane per il terrorismo, le abbiamo piante in Tunisia, con tutto ciò che abbiamo visto di fronte al dolore delle famiglie, naturalmente, come ovvio e naturale che sia, in una cornice, quella tunisina, che è a sua volta simbolica, il primo posto dove la primavera araba aveva prodotto una costituzione e una relativa stabilità istituzionale. Inutile dire che ciò che accade anche nel nostro paese ci porta a riflettere. Quando parliamo di sicurezza, ovviamente dobbiamo avere consapevolezza che esistono, come dice giustamente la struttura dell'intelligence, non più minacce interne o esterne, ma se quello che è avvenuto qualche giorno fa al Tribunale di Milano, una vicenda che ci lascia attoniti, che chiama tutti noi a un impegno ancora più deciso e maggiore contro la proliferazione delle armi, per la difesa delle strutture giudiziarie, probabilmente dovremo immaginare anche con il prossimo passaggio delle strutture in mano al governo, dai comuni, un diverso modello di tutela per gli operatori della giustizia e per la dignità delle istituzioni. Quello che è accaduto fosse stato non per mano di un cittadino italiano, ma per mano di un cittadino immigrato, magari sbarcato come i tanti che sono sbarcati con i barconi, è evidente che probabilmente il dibattito politico avrebbe avuto una improvvisa accelerazione. Perché? Perché è facile su questi temi giocare sulla strumentalizzazione.
Allora io vorrei dire che l'anno dell'intelligence non può che aprirsi in nome della formazione per tentare di spiegare innanzitutto a ciascuno di noi che si impegna in politica che ben più gravi sono le minacce di quelle che noi raccontiamo, che nessun paese può considerarsi sicuro al 100%, ma che la complessità della cornice internazionale e nazionale è qualcosa di diverso dal semplice racconto e dal semplice slogan che forse fa vincere le campagne elettorali, forse, perché l'esperienza anche recente dimostra che non è così, ma che sicuramente fa perdere la battaglia della dignità delle istituzioni. Ecco, allora, caro direttore Passolo, che questo è probabilmente la priorità dell'anno accademico e formativo che si ha. Tentare di raccontare alle giovani e ai giovani che noi stiamo coinvolgendo dentro la struttura dell'intelligence che occuparsi di sicurezza per il nostro paese è un'attività difficile, complicata, che richiede spirito di corpo, senso di sacrificio, gusto dell'appartenenza, ma che richiede la capacità di avere uno sguardo meno miope di quello che talvolta una parte dell'opinione pubblica, spesso strumentalizzata dalla politica o dalla cattiva politica, vorrebbe farci credere. Qui sta l'impegno che noi vogliamo chiedere alle giovani e ai giovani che, reclutati nelle università, in nome del merito, della qualità, noi vogliamo portare a lavorare dentro le strutture dell'intelligence. Non vi offriamo una vita facile, e lo sa bene la famiglia Calibra, perché noi oggi qui ricordiamo quello che consideriamo per noi è un eroe, ma probabilmente i suoi figli avranno avuto in questi 10 anni, sua moglie, tanti momenti in cui è mancato il papà, il marito, è mancata una persona con cui parlare, dialogare. Noi pensiamo che questo non sia semplicemente un film o un racconto da serie TV, è la vita che chiediamo alle donne e agli uomini che vogliono stare con noi dentro l'intelligence. Naturalmente questo quadro richiede da parte nostra la consapevolezza, e mi avvio rapidamente alla conclusione per ascoltare le parole del Presidente Amato, che c'è bisogno di un salto di qualità nella pubblica amministrazione. Mi perdonerà il direttore Passolo se allargo per un attimo la discussione dall'intelligence alla pubblica amministrazione nel suo complesso. E può sembrare strano che questa riflessione venga da chi in sede politica più volte ha parlato di rottamazione, non ho cambiato idea attualmente, ma l'esigenza sacrosanta di cambiamento delle vite personali e degli impegni personali e dei destini personali di chi fa politica non suoni in contrasto con la saldezza delle istituzioni. Esiste una grande questione istituzionale nel nostro paese, di solidità della pubblica amministrazione e delle istituzioni, che non è in contrasto con la nostra ansia di cambiamento. Se noi pensiamo a quello che ci dicevamo qui, anzi no, eravamo all'AISI un anno fa, e che abbiamo fatto in questo anno, possiamo vedere che sta cambiando molto nella struttura del nostro paese. La grande riforma che contiene una riforma costituzionale, la legge elettorale, la riforma della pubblica amministrazione, il cambiamento del fisco, che sarà reso legge entro settembre, la gestione stessa del lavoro e della giustizia, per citare i principali ambiti di azione, hanno visto in questo anno profonde modifiche. Eppure, se la grande riforma sta arrivando forse in anticipo sul tuo stupore, avrebbe detto il poeta Ligure, questo non ci esime da avere una doppia sfida di fronte a noi. Da un lato è sfida politica, riguarda le forze politiche, e cioè avendo finalmente realizzato le riforme attese da 30 anni, quando arriverà quel momento, e sarà entro un anno, a parte il referendum costituzionale del prossimo anno, possiamo porci il problema di quale sarà il futuro dei prossimi 30 anni dell'Italia e quindi qual è la scommessa sulla cultura, sul capitale umano, sull'innovazione, sulle smart cities, sulla green economy, tutte questioni che affronteremo in sede politica. Ma la questione che è più forte dal punto di vista istituzionale e che voglio porre qui in questa sede come Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche per la responsabilità che la legge dà al capo del governo sulle questioni dell'intelligence, diventa come riusciamo a rendere più efficace il rapporto tra politica e tecnica, tra politici e tecnici, tra servitori dello Stato come eletti e servitori dello Stato come chiamati alle funzioni amministrative, militari, civili,
e come questo tipo di rinnovato rapporto mette al centro la saldezza istituzionale. Modificare le regole del gioco serve paradossalmente a preservare le istituzioni, non a metterle in discussione. E da questo punto di vista, forse, il fatto che vi sia non più una fase transeunte nell'azione dei governi, ma una certa solidità, presunta, noi speriamo che sia reale, ovviamente, può consentire ai politici di evitare di tentare di condizionare i tecnici e ai tecnici di capire che il ruolo non è quello di sostituire i politici. E quindi che il compito della struttura tecnica del Paese non è più soltanto quello di sostituirsi alla parte politica laddove necessario, ma anche, e direi soprattutto, me lo permetterete, di scommettere sulla qualità. Perché questo è il punto centrale. Noi siamo pieni di donne e uomini che servono il nostro paese, ricchi di qualità, e che talvolta il nostro racconto non riesce a valorizzare appieno. Vale per i servizi, vale per l'intelligence, vale per le forze dell'ordine. Io tra qualche ora sarò in una caserma dei carabinieri, vicino a dove un brigadiere semplice ha catturato e disarmato quel killer, e lo ha fatto perché c'è stata una struttura tecnica che ha funzionato. Là dove c'erano state evidenti falle nel sistema della giustizia, della difesa del tribunale, è bastato inserire la targa del motorino dentro un sistema per cui una telecamera, quando è passato quel motorino, ha fatto capire dov'era il killer. E il eroismo, il sacrificio, il senso di appartenenza di uomini dei carabinieri, in questo caso, ha consentito di disarmarlo. E dobbiamo abituarci a dire grazie a chi fa questo e a riconoscerne le qualità. Troppo spesso raccontiamo che in Italia va tutto male, non è così. Almeno non è così per l'intelligence e non è così per le forze dell'ordine. Ma accanto a questo lavoro bisogna poi avere il coraggio di dire che questa solidità, questo senso di appartenenza è ciò per il quale chiediamo a chi si impegna nella cosa pubblica e a chi si impegna nella struttura dell'intelligence di dedicare la vita a un ideale che è l'ideale del servizio, a questo patriottismo gentile. Allora, davvero, noi stiamo facendo molto per tentare di rafforzare il ruolo dell'intelligence. Il recente decreto legge sul terrorismo ha ampliato i confini e il perimetro dell'azione dell'intelligence. Pensiamo che vi sia la necessità di valorizzare di più e meglio chi serve il tricolore attraverso l'impegno personale, come ricordavamo poc'anzi, ma c'è bisogno anche di avere consapevolezza che nel quadro in cui noi stiamo vivendo, che è un quadro dove non c'è più minaccia esterna e minaccia interna, ci sono minacce, come ci sono sempre state nella vita del paese. Perché chi è più esperto di me, chi è più anziano di me, sa perfettamente che in questo paese si è morti per le strade per mano della mafia, per mano del terrorismo, per mano dei brigatisti, si è morti per tanti motivi e tante minacce sono arrivate al cuore delle istituzioni nel corso di questi 70 anni di vita repubblicana. Ma le nuove minacce che ci attendono devono vedere una saldezza delle istituzioni, per il quale l'intelligence è un luogo nel quale noi crediamo fortemente, continueremo ad investire, la valorizzeremo in particolar modo nel rinnovato pensiero dell'Italia come ponte tra un'Europa che troppo spesso ha guardato soltanto al partenariato orientale e si è dimenticata del Mediterraneo e il Nord Africa, ma lo faremo anche e soprattutto nella consapevolezza che se ci sono donne e uomini che dedicano la vita e talvolta la perdono per un ideale che è l'ideale dell'appartenenza, il sacrificio di quelle donne e uomini, perché quelle donne e uomini noi non possiamo relegarlo semplicemente nel catalogo della memoria, deve essere presenza costante che porti ciascuno di noi a fare del proprio meglio per far sì che questo paese sia un paese fatto non soltanto di ricordi, ma anche di grandi opportunità per tutti coloro che gli vogliono bene e che lo abitano. Grazie.